Davanti ad un'aula affollata di studenti, professori, economisti, uomini delle istituzioni, il professor Carlo Cottarelli ha spiegato il debito pubblico e la sua storia, legato alla possibilità di crescita, ma soprattutto alla manovra di bilancio recentemente approvata dal governo Lega Movimento 5 Stelle. L'occasione è stata creata dall'Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere e Arti, che presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica ha invitato il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, che non si è sottratto, ripercorrendo a grandi linee i tratti distintivi della manovra, disegnando ipotesi di futuro nel quale, a preoccupare di più il professore, sarebbero i mercati. Partendo da un deficit a questo livello, ha detto, e da un debito che si riduce minimamente, ci vuole poco perché uno shock esterno, come un brusco rallentamento dell'economia, faccia ripartire la corsa del debito. Come nel 2012, torna allo scenario di un'uscita dell'Italia dall'euro. Un paese con un debito pubblico alto, ha detto Cottarelli, e uno spread alto. È chiaro che ha una forte tentazione di uscire e i mercati incorporano nei tassi di interesse il rischio di un'uscita. La pressione fiscale rimane invariata tra il 2018 e il 2019. La spesa aumenta. La spesa aumenta per tre voci principali. Sono le pensioni, 6,7 miliardi di quello, 6,7 miliardi vanno per il reddito di cittadinanza, 3 miliardi e mezzo di investimenti e poi altre cose, si arriva a un totale di 20 miliardi. Metà di questo, circa la metà, è finanziato in deficit. Il deficit dall'1,8% del PIL quest'anno diventa il 2,4%. Il vero deficit è 1,8 quest'anno, 2,4 il prossimo anno, 2,8 nel 2020 e 2,6 nel 2021. Per la prima volta, anche in questo c'è un cambiamento, non soltanto il deficit aumenta in maniera significativa, ma rimane elevato negli anni successivi e si evita di promettere all'Europa che nel giro di 3 anni si raggiungerà il pareggio di bilancio.